Ciao guerrieri di luce, oggi voglio inaugurare il nuovo anno con un video un po' speciale. Dato che tutti in questo periodo vogliono sapere come andrà il nuovo anno, ho deciso di offrire ad ognuno di voi la possibilità di ricevere un consulto con i tarocchi. Consulto che vi aiuterà ad avere un'idea piuttosto chiara di come sarà il vostro 2019. Vi farò quindi scegliere una carta che vi darà delle informazioni preziose sull'anno appena cominciato. Bene, adesso andiamo a vedere, grazie all'aiuto dei tarocchi, in particolare dei 22 arcani maggiori, che cosa riserva ad ognuno di voi il 2019. Come prima cosa vado a purificare le carte passandole rapidamente sopra il fumo dell'incenso. In questo caso ho scelto uno stick di incenso di salvia bianca, in modo da rimuovere qualsiasi energia disarmonica presente magari dal consulto precedente. A questo punto vi chiedo di portare l'attenzione sul cuore e di porre proprio la domanda alle vostre guide spirituali di come sarà il vostro 2019. Di offrirvi una carta in grado di spiegarvi nella maniera più intuitiva possibile come sarà questo nuovo anno. Divido il mazzo e dispongo 5 carte. Adesso vi chiedo di scegliere, portando sempre l'attenzione sul cuore, una di queste 5 carte. Concentratevi e ponete proprio la domanda di come sarà questo nuovo anno, questo 2019. E quando vi sentite pronti, scegliete una di queste carte. Può essere la carta numero 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Bene, adesso andiamo a vederle insieme. Carta numero 1, il diavolo. Carta numero 2, gli amanti. Carta numero 3, il mago. Carta numero 4, il mondo. Carta numero 5, l'imperatore. Beh, diciamo che sono tutte delle carte abbastanza positive, tranne la prima, ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa vogliono rappresentare. Bene, adesso andiamo a vedere insieme il significato delle carte che sono uscite in questa stesura. Per chi ha scelto la carta numero 1, ovvero il diavolo, voglio dare un consiglio. In una stesura il diavolo può significare l'inganno, il tradimento o il pericolo di diventare schiavi di una dipendenza o di una persona. Il consiglio che mi sento di darvi è quindi quello di stare molto cauti durante quest'anno e di drizzare bene le vostre antenne per capire quali sono le persone intorno a voi di cui non dovete fidarvi, perché è molto probabile che in quest'anno qualcuno cercherà di approfittarsi della vostra buona fede per ingannarvi al fine di trarne dei vantaggi. Fidatevi quindi del vostro intuito ed escludete dalla vostra vita tutte le persone di cui di pancia non vi fidate. Il diavolo può rappresentare anche una dipendenza da sostanze stupefacenti, pertanto consiglio chi è incline ad utilizzare droga o alcol di non esagerare, perché c'è il rischio di rimanerne schiavi. Il diavolo può anche rappresentare il divertimento, per cui potrebbe indicare un anno in cui vi darete alla pazza gioia e vi concederete molti piaceri conducendo uno stile di vita un po' sfrenato. Vediamo ora come sarà il 2019 per le persone che hanno scelto la carta numero 2, ovvero gli amanti. Chi ha scelto questa carta potrebbe incontrare la sua anima gemella e vivere quindi una meravigliosa storia d'amore. Chi è già impegnato da tempo con una persona che ama profondamente potrebbe sposarsi o decidere di fare un figlio. Chi è impegnato ma non è appagato sentimentalmente, quest'anno potrebbe incontrare un'altra persona che gli farà perdere la testa cambiando radicalmente la sua vita affettiva.
In ogni caso, il 2019 sarà un anno in cui dovrete fare una scelta importante che determinerà il corso della vostra vita. Questa scelta può anche non riguardare esclusivamente il campo affettivo, ma anche altri settori della vita. Per chi ha scelto la carta numero 3 e quindi il mago, il 2019 sarà un anno in cui metterete le basi per un progetto che porterete avanti negli anni a venire. Questo progetto può riguardare l'avvio di un'attività e quindi essere legato alla vostra carriera, oppure può anche riguardare l'ambito spirituale. Qualcuno di voi, per esempio, potrebbe iniziare un percorso spirituale che cambierà radicalmente la sua vita. In ogni caso, quest'anno sarà l'anno dei nuovi inizi, dei nuovi progetti e delle nuove avventure. Per chi ha scelto la carta numero 4 e quindi il mondo, il 2019 sarà l'anno del compimento, del raggiungimento definitivo di un progetto che avete iniziato anni prima. Durante quest'anno riuscirete a coronare un sogno, a realizzare un desiderio che bramavate da tempo, come per esempio l'acquisto di una casa o la nascita di un figlio, oppure ottenere il lavoro dei vostri sogni. In ogni caso, per voi il 2019 sarà un anno benedetto dalla fortuna, dal successo e dalla gioia. Le persone che hanno scelto la carta numero 5 e quindi l'imperatore, in quest'anno raggiungeranno una stabilità che prima gli mancava. Se per esempio negli anni passati avete sofferto di una certa instabilità a livello lavorativo, in quest'anno riuscirete finalmente ad ottenere delle certezze professionali ed economiche. Certezze che si manifesteranno attraverso un nuovo impiego o un nuovo contratto di lavoro. Alcuni di voi saranno chiamati a ricoprire un ruolo da leader ed avranno quindi modo di esercitare un certo potere. Chi invece in passato ha sofferto di un'instabilità a livello sentimentale, è molto probabile che nel 2019 trovi finalmente la persona giusta e decida perfino di sposarsi e mettere su famiglia. E tu quale carta hai scelto? Fammelo sapere nei commenti. Qualunque sia la carta che hai scelto, io ti auguro di vivere un meraviglioso 2019 e soprattutto ti auguro che quest'anno possa realizzare tutti i tuoi sogni. Bene, per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, condividilo, metti un like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale. Ciao!